Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Carlo Parente, che ha presentato stasera per la Scuderia Edizioni I Monti di Sopra. Quali sono i Monti di Sopra? I Monti di Sopra sono un appezzamento di terreno molto ampio, circa 120 ettari di terreno, che si trova sulle alture di Chianciano. È un luogo che è diventato molto importante, appunto perché il protagonista di questo libro, assieme ad altri amici, gli hanno restituito un'alta dignità di luogo dove si facevano gli spettacoli, e dove le persone che a Chianciano andavano per le termine, per i bagni termali, la sera poi per ristorarsi andavano a seguire questi spettacoli teatrali, musicali, appunto in questo luogo boscoso diventato un parco. Mi ha molto colpito il fatto che solitamente un autore tende a parlare un po' di sé o comunque a inventare in toto quello che scrive. Nel suo caso invece stasera abbiamo appreso che lei ha proprio conosciuto il protagonista, o meglio i protagonisti di questo libro, perché è un libro corale, ci sono tante immagini. Com'è scrivere qualcosa che ci è stato riferito, anche se lei ha detto precedentemente che ha chiesto il permesso di poter riportare questa vita così avventurosa, mi è sembrato di aver capito, sì, di aver capito dal suo racconto. Ciro, allora, com'è stato per lei questo impatto con questo personaggio e con questa vita così ricca di sfumature? Appunto, dicevo prima, mi ha incuriosito, perché man mano che lui mi raccontava io prendevo anche appunti qualche volta, perché poi alla fine pian piano è nato questo desiderio di scrivere, di cavarne un libro da queste sue confidenze, perché appunto mi è sembrato una vita particolare, una vita in cui si alternano, diciamo, momenti di scoramento a momenti di quando uno risorge, insomma, momenti in cui sembrava che l'anima stesse morendo, invece poi lo spirito si riaccendeva e si riprendeva a vivere. E questo è un personaggio veramente che mi ha molto incuriosito inizialmente, poi quando è diventato mio amico mi ha affascinato, e ho pensato di scrivere un libro perché credo che sia una modalità dell'esistenza particolare che vada raccontata e forse in qualche caso vada anche seguita. Mi ha anche molto colpito quando lei ha fatto un'affermazione su un tema molto importante, che è quello dell'abbandono, e ha detto precisamente chi è stato abbandonato, anche perché lei la sua vita, oltre ad essere un autore e un pediatra, non dimentica mai fino in fondo, non supera mai fino in fondo quella ferita che c'è stata all'inizio. In questo libro quindi si parla anche di questo, c'è anche questo abbandono che accompagna uno o molti o più protagonisti all'interno del libro. Sicuramente, io credo proprio che il punto di partenza sia appunto quello dell'abbandono, della solitudine. In realtà il protagonista prova in qualche modo ad affrancarsi del dolore, della solitudine che ogni abbandono lascia dietro di sé, e in qualche modo l'assenza di una giusta resilienza, oppure una resilienza semplicemente, non gli fanno superare pienamente questo passaggio, non gli fanno superare questo imprinting. E poi teniamo presente che l'imprinting, questo se vogliamo possiamo fare riferimento anche ai giorni nostri, femminicidio, altro, quello che succede, io credo sempre, e da pediatra, qua parlo da pediatra, che l'imprinting venga dato in famiglia. Quando si parla di insegnare le affettività a scuola, io sono molto scettico, perché io so bene che l'imprinting dell'affettività, dell'amore, si riceve in famiglia, nei primi 2-3 anni di vita, e se in quel momento una persona, chiunque sia, non ha avuto un imprinting, soprattutto dalla madre, ma anche dal padre chiaramente, affettivo, quell'affettività avrà molta difficoltà ad affermarsi nel corso della sua vita. Come si è trovato a scrivere in prosa? Lei è abituato a scrivere poesie, abbiamo appreso stasera. Sicuramente la storia di questo personaggio, di questa persona che le ha conosciuto, l'ha spinta, l'ha motivata molto, però poteva anche decidere di scrivere qualcosa in poesia che raccontasse una narrazione, invece ha voluto sperimentare qualcosa di completamente differente. Come si è trovato in questa, anche riscuotendo molto successo, come si è trovato in questa veste di autore di narrativa e non più di poesia?
devo dire la verità, io ho trovato più difficoltà di quanto pensassi, perché abituato alla poesia, insomma, la prosa veramente è qualcosa di molto diverso, insomma. E mi sembrava di avere tutti gli elementi a disposizione, poi metterli a posto, caratterizzare i personaggi, soprattutto la psicologia di ogni singolo personaggio, mettere ogni avvenimento storicamente idoneo, insomma, plausibile con la storia che raccontavo, per esempio mettere una determinata canzone, diciamo, nell'epoca in cui è stata scritta, insomma, per dire, è stato difficoltoso, ho avuto molta difficoltà, ci ho messo 10 anni a scrivere questo libro. È vero che in questi 10 anni non è che ho dedicato il mio tempo a scrivere il libro semplicemente e soltanto, perché comunque ho continuato a lavorare, lavoro molto, e niente, però alla fine più volte ho pensato di lasciar stare, la verità, poi alla fine ho detto, già che sono abituato a portare a termine le mie, ho detto ci sarà, devo portarlo, devo finirlo di scrivere, devo pubblicarlo e devo presentarlo. Mi permetto di dire che a volte i libri sedimentano nella nostra mente a prescindere dal tempo forse materiale che dedichiamo. Allora consigliamo a chi ci sta seguendo la lettura di questo libro molto intrigante, Carlo Parente, I Monti di Sopra, Scuderia Edizione. Grazie. Grazie a lei.